Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, alla ricerca del bello che non passa mai più, più, più. Qui con voi Gipo Montesanto. Oggi in studio è Madeleine's Brothers Band, The Christian Music. Jesus and Swag Plus Kids. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Benvenuti a Per una gioia più grande, qui è Gipo Montesanto e oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo il frontman, il leader, la voce dei Madeleine's Brothers, Piero Bencivenni. Ciao Piero! Ciao Gipo, ciao, buongiorno a tutti! Allora, facciamo conoscere un po' i Madeleine's e i nostri ospiti di oggi. Chi sono i Madeleine's Brothers? Noi siamo una Christian band di Bologna, siamo nati circa una decina di anni fa. E diciamo è nato tutto adesso quasi per diciamo gioco, ma in realtà con la nostra storia dopo capirete che in realtà più che gioco pensiamo ci sia dietro un disegno ben preciso. Certo. Mi spiego, eravamo cinque amici che ci siamo trovati così per suonare insieme, avevamo già alle spalle altre diciamo esperienze in altri diciamo generi musicali, in altri ambiti musicali, chi veniva dal musical, chi dalla musica rock, dal chi DJ e così via, ci siamo trovati e niente, da un riff, da un giro di chitarra blues abbiamo scoperto l'assonanza. Wow. Con un brano famoso, diciamo, che sentivamo tutte le domeniche in chiesa, perché era quello che ci accomunava, il fatto che ci vedevamo tutte le domeniche a messa. Certo. E quel brano lì era il brano era L'ora che pia, e da lì ci è venuta, diciamo, l'illuminazione per partire a fare questa cosa senza sapere dove poi ci avrebbe portato. E da lì ci siamo lasciati trascinare. Wow. E quanti siete nel gruppo? Siamo in cinque. C'è alla batteria c'è Andrea, al basso e alla chitarra acustica c'è Simone, alla chitarra elettrica Daniele, alla tastiera e all'ukulele c'è Marco e alla voce ci sono io, Piero. Poi ho ascoltato un po' di vostri brani e ho scoperto che in un brano avete suonato persino la cetra. Cioè una, sì, una... la cetra è sempre Marco. Il tastierista, che è anche un bravissimo chitarrista, si dice. Ah. Adesso se mi ascolta poi spero di averlo detto bene. E sì, è un bellissimo, sì, strumento. Adesso non dico niente di più perché non vorrei dire delle cose non vere, perché dopo vengo sgridato, però ascoltatelo, il primo brano del nostro ultimo CD sentirete appunto la cetra registrata in una chiesa qui della nostra zona. Sì. Come si intitola l'ultimo CD? Si intitola Miriam, è una raccolta dei nostri brani, è un CD che abbiamo voluto registrare come raccolta dei 10 anni diciamo di brani di riarrangiamenti e con anche qualche inedito. Wow. E diciamo è stato appunto una raccolta, lo potete trovare su tutti i siti di streaming musicali, su YouTube e anche alle Paoline se lo volete fisicamente, anche se ormai il CD sta passando di moda, ma certo, per i collezionisti è sempre bello, anche per me, diciamo, averlo fisicamente. È sempre bello, sì. Io con voi ho un'esperienza particolare perché vi seguo da un po' e chiunque viene a conoscenza dei Madeleine's Brothers dice: ma come si fa a non voler bene ai Madeleine's? Ma noi vi amiamo perché siete fantastici. Poi è vero questo discorso delle sonorità che dicevi prima, no? Voi spaziate da un rock proprio duro e forte come quello per esempio del Paradiso e Rock che è uscito l'anno scorso,
ha sonorità eteree come quelle della Cetra in alcuni brani dell'album Miriam. Come nascono le vostre canzoni, Piero? Sì, allora, hai detto bene, hai proprio citato due brani con sonorità proprio opposte. Diciamo che noi non diamo un limite al genere musicale, cioè nel senso che il genere musicale ci deve aiutare a trasmettere il messaggio che vogliamo dare con le parole appunto che cantiamo. Quindi se in un brano la cetra ci sembra lo strumento più adatto per trasmettere quel tipo di messaggio, noi la utilizziamo, cioè non vogliamo non essere, precludete, diciamo, nulla, conformi a un genere in particolare, chiuderci. Sì. Sì. Grande Piero, noi vi seguiamo tantissimo, come dicevo, ho visto che anche sui social siete molto attivi e poi chiaramente dopo quell'album Miriam avete prodotto dei video, avete prodotto dei singoli, raccontaci un po' che avete fatto e cosa avete in cantiere anche per il futuro. Allora, successivamente all'album Miriam abbiamo scritto un brano dedicato a un personaggio della nostra zona, il beato Giuseppe Fanin, e è un brano, diciamo, sul genere rock, un brano appunto che vuole testimoniare il messaggio che portava appunto Giuseppe Fanin, che era quello che nel paradiso e in Dio lui credeva, perché lui era un sindacalista, uno dei fondatori delle prime ACLI, e sostanzialmente è stato ucciso, e nonostante questo lui comunque, quando è stato ucciso, aveva un rosario in mano. Sì. E questo era testimonianza della sua fede, perché lui diceva, lui sentiva già che poteva essere appunto ucciso e così via, e quindi lui non ha dato ascolto alle persone dicendo tieni un'arma così via, ma lui diceva che la sua arma era il rosario. Poi andate a leggere la sua storia, perché è una storia molto bella. Bellissimo, sì. Dicevo, successivamente abbiamo scritto il Paradiso Rock. Grande. È un brano che parla di questo ragazzo cui piaceva moltissimo, diciamo, la musica rock, e al tempo stesso era, diciamo, un ragazzo che stava cercando la sua fede. Non sapeva bene come unire queste cose, cioè nel senso che con il rock, lo sappiamo benissimo, diciamo, viene detto, viene associato come musica del diavolo, soprattutto da chi non lo conosce, ovviamente. Sì. Però questo ragazzo era alla ricerca della sua fede, al tempo stesso diceva che a lui piaceva appunto la musica rock. Diceva, ma perché viene detta musica del diavolo? E niente, alla fine, in una continua ricerca, ha, diciamo, deciso di associare la musica con la musica rock, ed è lì che ha trovato la vera fede. E niente, forse questa è un po' anche la nostra storia alla fine. E da lì il titolo, Il Paradiso è rock. Appunto, perché è quello il paradiso. Il paradiso è una scossa, il paradiso non è una, come viene descritto nei film, cioè una cosa molto, un luogo statico, non so, un dire, luogo noioso, terra, un luogo certo. Invece è l'esatto opposto, che è quello appunto che noi cerchiamo di fare quando appunto portiamo il messaggio di fede attraverso la nostra musica, perché adesso, per fare un discorso un po' più ampio, la gente pensa che andare a messa e incontrare il Signore sia una cosa noiosa, e questa cosa qua, secondo noi, deve essere superata. Sì. E come si può superare questo? Secondo noi la musica è la risposta, cioè la musica rock in particolare, ma anche con altri generi, tornando anche al discorso precedente. Non è necessario rock, però la musica, diciamo, calda, focosa, vera, cioè che infiamma, la musica più giovanile, diciamo. Sì. Non che adesso, giusto per fare l'ultima, apro l'ultima parentesi, perché sennò dopo ne apro 5.000. Basta vedere che genere ha vinto Sanremo quest'anno, quindi chiuso il discorso Sanremo, dire. Sì. No, poi dopo da lì si potrebbe fare un discorso molto più ampio. No, però chiarissimo. Senti Piero, allora io direi di ascoltare uno dei vostri brani. Cosa ci avete portato oggi? Allora, il brano che vi vogliamo fare conoscere è l'ultimo, diciamo, nostro inedito, e è un brano dedicato al personaggio di Padre Marella, una figura molto importante per la Bologna. Città di Bologna, è una figura che è stata beatificata l'anno scorso, il 4 ottobre appunto 2020. È un personaggio molto importante, un personaggio che era molto per l'altro, appunto da lì
del titolo Volare verso l'altro, cioè un personaggio che diceva che l'altro era appunto la sua missione, l'aiutare l'altro, che siano qualsiasi tipo di persona, diciamo, e soprattutto amare l'altro, non solo aiutarlo. E niente, da lì abbiamo scritto questo brano perché ci sembrava, diciamo, giusto far conoscere alle persone questo personaggio, perché alla fine il Vangelo, la Bibbia, così fa conoscere alle persone tanti, diciamo, adesso dico personaggi che è riduttivo, però che sì, sì, ti fanno tanti capire, uomini e donne, certo, tanti messaggi, e questo Padre Marelle è uno appunto di questi. Allora ascoltiamo Volare verso l'altro, i Madalens Brothers. Con la pioggia ed il vento, con la neve e il sole, tra le strade del centro, in una via fatta di persone. Padre Marella, il tuo cappello in mano è una porta del cielo che ci porta lontano. Padre Marella, su una sedia di legno ci insegni che il silenzio è un sorriso nel vento. Chi ha bisogno, ai lontani di ogni tempo, con la mano tocchi un viso, una lacrima che cadrà. Padre Marella, con gli occhi da bambino, chiedi un po' di pane per chi ti è più vicino. Padre Marella, sono tanti questi figli che chiedono amore. Presenti, ma comunque sempre assenti, al fratello che c'è accanto e che ci guarderà. Padre Marella, tu ci insegni che ogni uomo fragile e indifeso ha la forza del perdono. Padre Marella, tu che hai dato tanto, libera il nostro amore, fallo volare verso l'altro. Porta del cielo che ci porta lontano. Padre Marella, su una sedia di legno ci insegni che il silenzio è un sorriso nel vento. Bentornati a Per una gioia più grande, oggi con i Madalens Brothers e Piero, il loro leader e voce del gruppo, il loro frontman. Allora Piero, ma perché Madalens Brothers? Ma perché avete scelto questo nome? Allora, questo nome è nato dal fatto che il personaggio a cui noi diciamo ci siamo e ci ispiriamo tuttora è la Maddalena. Perché la Maddalena? Allora, la Maddalena era praticamente un personaggio, diciamo, era la peccatrice, era l'ultima, era, diciamo, quella appunto non ben vista, però alla fine Gesù l'ha scelta come la prima a portare la sua testimonianza di risurrezione. È stata lei la prima. Verissimo. A vederlo, sì, risorto. Sì, sì, sì. E questo non è stato appunto, diciamo, un caso. Ed è brother invece appunto perché noi siamo in fondo
tutti fratelli, perché certo, nonostante tutte le difficoltà, la musica e la fede ci ha diciamo sempre tenuto uniti. E niente, appunto, la Maddalena è anche ispirazione, perché la nostra musica, soprattutto live, diciamo, dove mettiamo un po' più, diciamo, carica rispetto alle registrazioni, certo, e così via, certo, che può essere non ben vista, è stata non ben vista, e ovviamente con le dovute proporzioni anche la Maddalena era non ben vista, e nonostante questo Gesù l'ha scelta come testimone della sua risurrezione, certo. Quindi questo, diciamo, è il motivo del nostro nome. Ovviamente, sempre, ripeto, con le dovute proporzioni alla Maddalena, certo, ovviamente. Certo. Ma la bellezza di tutto ciò è che Gesù ci ha scelti davvero, quindi siamo contenti anche noi di aver scelto voi per questa puntata. Io ti ringrazio, Piero, perché il nostro tempo è finito, ma sei stato grandioso. Okay. Io sarò ripetitivo, ma io dico a tutti quelli che ci ascoltano, ma come si fa a non voler bene ai Maddalena Brothers? Ragazzi, ma davvero. Grazie. Andateli a cercare sui social, su Facebook, su Instagram, andate a guardare quello che fanno, perché ne vale davvero la pena. Grazie Piero, io ti saluto e ti ringrazio, e però prima di chiudere dobbiamo gridare insieme per una gioia più grande! Grazie Piero, ciao a tutti e bentornati. Grazie a te, Gipo, alla prossima. Ciao, ciao. Alla ciao. Prossima. Ciao, ciao. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's been emotional.